Hashtag Fiu. Pensavate di vincerla questa? Eravate convinti di vincerla questa? Siate sinceri, siate onesti. Io no, ma proprio non me l'aspettavo minimamente. Se mi avessero detto, guarda che poi la vinci col gol del subentrante Moise Kean, dicevo, ma non ci credo. Semplicemente non ci credo, perché ho avuto veramente per tutto il tempo la paura. Stasera abbiamo fatto veramente poco, ragazzi. Io non mi ricordo, allora, un primo tempo come questo, fatico, sinceramente a ricordarmelo, fatico. Nel secondo abbiamo leggermente alzato il baricentro, abbiamo leggermente alzato i giri del motore, però mai la sensazione che in un modo o nell'altra, ma poi per fortuna che il primo tempo lo chiudiamo con quel gol di Dybala. Meno male che si inventa, che tira fuori dal cilindro quella giocata lì. Oh, felicissimo è per la vittoria, felicissimo, perché ora la classifica dice che la Juventus è vicinissima a un punto, no? Classifica seria, Juventus a un punto dal Napoli, quindi obiettivo terzo posto, che ci permetterebbe di migliorare eventualmente la stagione scorsa a livello di posizionamento, di piazzamento puro. Però ragazzi, che fatica, ma che fatica, che fatica, perché veramente il Sassuolo, oh ragazzi, Sassuolo ha fatto una gran partita, eh. Sassuolo ha fatto la sua partita, a differenza della Fiorentina che l'altra sera vi ho detto, ma la Fiorentina non ha fatto, ma Sassuolo stasera ha fatto la sua partita. Poi non ho idea di cosa fosse accaduto all'interno del campo, perché scivolavano tutti i nostri, loro, l'arbitro stesso, all'interno di una partita complicata, perché la formazione titolare, quando l'ho vista, ho fatto un'Ave Maria, cioè ho fatto un'Ave Maria, era terrificante, era bruttissima. Io non riesco a capire perché tutti gli anni, poi verso la fine dell'anno, arriviamo a questa situazione in cui ci manca di tutto e di più. Ci manca di tutto e di più. Sto guardando adesso, Sassuolo ha fatto il doppio dei nostri passaggi, ma al di là di quello ha avuto anche delle occasioni. Per dire, io ci ho qua stampato il tiro di Kyriakopoulos che esce a lato tirando col destro di pochissimo. Poi c'è anche il nostro tiro di Morata, se vogliamo, che è molto simile. Questa è una vittoria di carattere, di cuore, di quelle che ti porti a casa e che dici, queste sono proprio quelle sporche da matti, che piene di fango, che sei contento di aver vinto, contento anche per aver visto Miretti entrare a 5 minuti alla fine, entra e dopo un secondo segniamo, contento di aver sfatato sto tabù legato a Moise Kean, perché Moise Kean, ragazzi, lo dicevo anche in live su Twitch prima, mentre è entrato ho detto, stasera è la serata giusta per invertire la tendenza. Perché Moise Kean fino adesso, tutto in stagione, tutte le volte che è entrato, né gol né assist. Zero gol, zero assist. Ci siamo riusciti. Siamo riusciti con il lancio di Bonucci, sulla sinistra, colpo di testa, arriva Kean, spalla alla porta. Due giocate. Noi stasera siamo stati due giocate. Poi che Dybala la faccia con più frequenza rispetto a Moise Kean, penso tutti d'accordo. Vlahovic anche quando è entrato un po' arrabbiato, sportellato e poco servito. Stasera male proprio perché, come dicevo prima, non vedevo le possibilità di, non vedevo veramente la possibilità di fare qualcosa, ho temuto veramente di perderla e ho temuto di dover fare un video in cui dicevo perché non abbiamo il mordente, la voglia nella partita in cui possiamo avvicinarci, invece per fortuna quel qualcosa è venuto fuori. Non ci deve buttare fumo negli occhi questa vittoria, perché purtroppo è una vittoria nervosa questa, purtroppo, per fortuna in realtà, per fortuna, perché una vittoria è sempre per fortuna piuttosto che purtroppo. Dall'altra parte vi dico purtroppo perché non ci deve buttare fumo negli occhi, non deve essere una vittoria che ci va a illudere, che ci fa dire, oh beh, allora sai che siamo lì arrivati a un punto dal Napoli. Si parla anche di prospettive, di dimensioni. A inizio anno io ve l'ho detto, secondo me, poi ovvio che devi sempre rapportarti con quello che era il tuo pensiero iniziale, per me il Napoli in questo momento sta overperformando e le prestazioni della Juventus invece sono un po' preoccupanti in questo momento, ragazzi, sono un po' preoccupanti, perché non si tratta di quelle prestazioni che magari facciamo tra novembre e dicembre in cui comunque vincevi 2-0, 2-1, 1-0, ma qualcosina si intravedeva. Adesso ragazzi è tutta difficoltà, adesso sono vittorie di difficoltà pura. Poi ovvio, finché arrivano, ma vada Dio, però ho avuto veramente, la sfanghiamo all'88esimo, il primo tempo non ci meritavamo per niente il gol del pari, per niente,
E per fortuna che Zaccaria serve Dybala lì nel caos, nel mezzo di Dybala, trova il gol. Tra l'altro ho rischiato di andarla a vedere allo stadio. Una partita del genere allo stadio non so come l'avrei vissuta, perché all'ultimo sarei morto, probabilmente invece l'ho vissuta qua con i miei amici, vedete le sedie anche nello sfondo, perché c'erano i gufi, neanche uno juventino, un milanista, un interista, un napoletano. Avevo portato la top 4 della Serie A, la classificata della Serie A tutta qua con me. Ho avuto molta paura. E... ragazzi, l'abbiamo sfangata. Bene, terzo posto ora in questo momento è fattibile. Abbiamo da giocarci una finale di Coppa Italia. Abbiamo una possibilità incredibile, ma sentite bene che cosa vi dico. Ora, per merito dei pianeti che si stanno allineando, una disposizione astrale particolare che si verifica, non so, ogni tot anni, abbiamo la possibilità di finire la stagione vincendo un trofeo, la Coppa Italia in finale con l'Inter, ed eventualmente rincorrere, mettere una pressione atomica vergognosa addosso al Napoli per mangiarci anche il loro terzo posto e finire una stagione al terzo posto e con la Coppa Italia, con un trofeo, un titolo, dopo essere stati nell'oblio per gran parte della stagione dei zero titoli ed addirittura per larghi tratti non arriviamo neanche in Champions. Abbiamo la possibilità di farlo. Vi prego, non cagatevi addosso adesso. Vi prego, non disunitevi adesso. Vi prego, cerchiamo di fare quel passo in più, cerchiamo di migliorare. Nonostante le difficoltà, nonostante le assenze, gli infortuni, nonostante il gioco che ancora una volta sta faticando a farsi vedere, delle azioni pulite non arrivano. Avremmo fatto due azioni pulite stasera che nemmeno hanno portato al tiro? Ok, portiamoci avanti quel poco che sappiamo fare. Portiamoci avanti questa voglia nervosa di fare gruppo, di arrivare in fondo, perché questo ci rimane. Non è che abbiamo delle armi da giocarci che dice, sai, però la prendo su. Non ce le abbiamo, accettiamoli, sappiamo i nostri limiti, sappiamo i nostri pochi pregi, sappiamo che siamo una squadra da sofferenza e una partita al Mapei contro Sassuolo è stata sofferenza pura. Cerchiamo di guardare il positivo e che quindi stasera ci siamo mangiati una vittoria bellissima, per mangiati intendo proprio addentati, utilizzando la metafora di Pioli di ieri sera. Abbiamo fame, Milan ieri ha avuto fame, ha vinto al 90° con Lazio, ecco, cerchiamo di aggrapparci a quel mood lì, perché sennò non ne veniamo fuori. Noi veniamo da qualche annata, ragazzi, in cui purtroppo le cose negative sono davanti agli occhi, questa stessa annata è piena zeppa di queste cose. Cerchiamo di finire l'anno in maniera positiva, cerchiamo di finire l'anno in crescendo, passando anche da queste partite sporche che fanno morale, per noi tifosi un po' meno, è più complicato da accettare perché dici, ma guarda un po' qua dentro lo spogliatoio, queste fanno morale, sono quelle sporche che ti cambia la stagione. Cerchiamo di ripartire da qua, cerchiamo di chiudere la stagione in maniera dignitosa e nel miglior modo possibile, perché abbiamo ancora delle cartucce da spararci, nonostante sembravamo davanti a un fine campionato che non aveva più niente da darci. No, c'è una finale di Coppa Italia da giocare e c'è un terzo posto da agganciare. Dai!